Grazie per essere venuto a questo dibattito in questo pomeriggio bello di Trento. Vi presento il professor Olivia Mitchell, che per tutta la sua vita si è occupato dei problemi delle pensioni. E al momento, o da tempo, insegna a Wharton University, Wharton School, parte della University of Pennsylvania, e anche dirige un istituto di ricerca su temi delle pensioni. Ha fatto parte di tante commissioni di governo negli Stati Uniti, ma ha anche stato consulente molto ricercato in tante parti del mondo. E ha scritto una lunga, lunga lista, ha fatto una lunga, lunga lista di pubblicazioni. Ci sono anche dei temi abbastanza interessanti quando si vede la lista. Per esempio, tre ragioni perché il tuo boss dovrebbe tenerti a lavorare dopo che hai 60 anni. O altro tema in inglese, How boomers can act now to repair their nest egg. Ho appena chiesto, ma che cosa vuol dire nest egg? Ma nest egg è proprio quello che è il tesoro dei soldi che si prepara per il tempo dopo la pensione. È una cosa che in Europa non conosciamo. In Europa lo Stato ha provveduto per tutto, ha garantito la pensione. E ha anche fatto il garante per vari rischi che potrebbero aver tolto la pensione alle persone che sono più anziane. Adesso, quando lo Stato si ritira, ci sono vari problemi connessi. Da un lato, ci vuole un piano per costruire una pensione nel futuro. Ci vuole la coscienza su come investire, come programmarsi, e poi anche quando qualcuno ha costruito una pensione e diventa pensionato, i problemi non sono risolti ancora. Ci sono ancora tanti rischi e tante decisioni da prendere. E un quadro di questi temi ce la dà adesso il professor Mitchell. Grazie. Buon pomeriggio, signore e signori. È veramente un grandissimo piacere essere qui con voi a Trento, in Italia. Ringrazio gli organizzatori di questo festival e in particolare il dottor Boeri per avermi invitato a far parte del programma del festival. È veramente interessante perché posso imparare a meglio conoscere l'Italia parlando anche di problemi di altri paesi. Di solito inizio dicendo che ho iniziato a occuparmi di pensioni circa 30 anni fa, avevo 30 anni in meno e mi sembra di aver fatto tantissima strada e che il mondo sia cambiato. E naturalmente il mondo si sta avvicinando, non tantissimo, ma effettivamente è così. Quindi stiamo mirando l'attenzione su argomenti molto interessanti. Oggi sono qui per parlare del seguente argomento: ripensare le pensioni in tempi di grandi sfide. Affronterò quattro domande. Innanzitutto, quali sono i principali elementi nel rischio di pensionamento? Poi, come possono i singoli e le famiglie tutelarsi meglio? Poi, come possono le aziende e le istituzioni finanziarie aiutare a gestire questo rischio? E infine, come possono i governi o le organizzazioni internazionali essere d'aiuto in questo senso? Io mi occupo di gestione di rischio, assicurazioni, economia. La questione della gestione del rischio di solito prevede tre approcci per proteggersi dal rischio. Innanzitutto bisogna identificare le fonti del rischio, poi bisogna evitare, se possibile, o ridurre il rischio e infine finanziare e assicurare quando possibile.
Quindi parleremo di queste tre strategie nel contesto delle quattro domande che ho posto prima. Parlerò di fonti di rischio sulla terza età, cioè individuale e familiare, sistemi pensionistici, politico e globale. Cominciamo quindi con la definizione. Cos'è il pensionamento? Nel passato magari i vostri genitori o i vostri nonni avrebbero detto significa smettere di lavorare, percepire la pensione che sia pubblica o negli Stati Uniti, di solito privata, e di solito gli americani vogliono giocare a golf o andare a pesca. Quanti di voi giocano a golf per alzata di mano? Magari andate a pesca. Questa è la vecchia definizione di pensionamento. Invece oggi significa continuare a lavorare. Alcuni pensano di cambiare lavoro e approfittano di nuove possibilità, magari possono avviare un'azienda, cambiare lavoro o lavorare part time o fare del volontariato. Quindi è il modo di fare qualcosa di diverso nella fase tardiva della vostra vita lavorativa. Il mio piano: mai andare in pensione, mai invecchiare, anche questo è un possibile utile pensiero. Vorrei soffermarmi innanzitutto sulla gestione del rischio di pensionamento individuale. Quali sono i rischi? Dicevo, prima bisogna individuare i rischi. E lo scarso risparmio è un grosso problema. Le persone di solito si aspettano che siano gli altri a curarsi di loro e non risparmiano abbastanza. Poi hanno dei problemi di salute che costano molto e poi hanno una longevità superiore alle aspettative, quindi vivono più a lungo del proprio capitali. Quindi qui sono i rischi individuali. Ci sono due strategie: riduzione e finanziamento del rischio. Per quanto attiene alla riduzione, se ne è parlato in molte sessioni di questo festival. La cosa importante è investire in capitale umano, nelle proprie capacità, in modo che una volta raggiunta l'età di 60, 65, 70 anni, magari qualcuno continua a darvi del lavoro perché avete delle valide competenze e quindi potete continuare a lavorare. È un approccio un po' radicale per gli italiani, ma si diffonderà molto. Un'altra cosa importante, pur da economista, è importante pensare al contesto sociale dell'età anziana. Per esempio, se avete un compagno giusto, affidabile, se avete dei figli bravi che vi possono aiutare quando siete anziani e quando avete degli amici e non so, li aiutate a spalare la neve dal vialetto e loro vi aiutano. Per esempio, quando andate via, si occupano del vostro cane. Quindi è molto importante tutto questo affinché la gente possa invecchiare rimanendo nella propria comunità, che peraltro costa molto meno che non mettere un anziano in un istituto o in una casa di riposo. Bisogna anche pensare al finanziamento del rischio, è una frase piuttosto comune, si parla di autoassicurazione in Occidente, significa in pratica risparmiare per la propria età anziana, poi si può investire. Oppure, ne parleremo brevemente, consiste nell'acquistare una assicurazione, magari acquistando un prodotto assicurativo che vi tutelerà contro alcuni rischi. Per esempio, delle rendite vitalizie sono prodotti che vi aiutano a non rimanere senza soldi quando siete anziani, oppure assistenza medica a lungo termine, che indico con LTC, Long Term Care. Praticamente è una polizza che vi consente di essere tutelati quando magari dovete essere ricoverati perché avete sviluppato la demenza senile. Quindi questo è un autofinanziamento. Ovviamente c'è il modello del ciclo di vita, questo è molto semplificato ovviamente, suggerisce che quando si è anziani, anzi quando nascete, B-Birth, cominciate a risparmiare e a un certo punto, che è il punto R, c'è il pensionamento, sta per retirement, pensionamento, quindi dalla nascita alla pensione.
È importante quindi iniziare a risparmiare facendo degli accantonamenti, magari acquistando una casa o in un conto, e quindi si accumulano dei capitali dal momento B al R e si arriva quindi al punto R, pensione, D, die, morte. Quindi se siete stati lungimiranti va tutto bene, si risparmia, si spende in modo ordinato e programmato e si finisce con soldi zero. Oppure naturalmente la vita si conclude con la morte, senza che siano stati spesi tutti i fondi. Ma in tanti non risparmiano a sufficienza, molti non risparmiano affatto. Sappiamo che ci sono grosse differenze tra i paesi. Diciamo che l'Italia è un paese di grossi risparmiatori, negli USA invece il risparmio è calato col passare del tempo. È molto importante, pensando al nuovo mondo nel quale ci stiamo avventurando, capire che le scelte sono sempre più individuali. Le scelte naturalmente si stanno diffondendo verso il mercato privato delle pensioni, dei mercati finanziari e del lavoro. Per esempio, le persone possono prendere decisioni sulla base di informazioni proprie. Se so per esempio a che scuola voglio inviare il mio figlio, se posso scegliere, ovviamente posso portarli in una scuola che dà un certo tipo di istruzione, quindi scegliere è positivo in genere. Questo crea incentivi per l'efficienza. Il professor Hanischek, non so se l'avete sentito, ha parlato di concorrenza formativa, ossia dove le scuole competono e quindi migliorano la qualità della formazione che erogano. Poi in alcuni luoghi ci sono dei voucher sanitari per l'assistenza pubblica, si può scegliere il proprio medico invece di essere obbligato ad andare a un determinato medico, e quindi un po' di concorrenza non fa mai male. Nel caso della previdenza sociale, alcuni, io inclusa, hanno suggerito di sviluppare delle previdenze private che potrebbero essere naturalmente a integrare le pensioni. Questi sono gli aspetti pro, ci sono anche dei contro in questo. Siamo molto preoccupati relativamente a ciò che chiamiamo scelta subottimale. Se la gente può scegliere tra molte opzioni e non capisce bene la propria decisione, può fare degli errori, può prendere delle decisioni molto errate. Questo è particolarmente vero in presenza di alti rischi, incertezza, quando l'orizzonte è di lungo periodo, come nel caso delle pensioni, e le persone seguono generalmente il percorso di minor resistenza, fanno tutto quello che fanno gli altri o la cosa che sembra loro più facile, perché magari non conoscono le possibilità che ci sono o hanno dei timori o non sono abbastanza istruite. Quindi io mi chiedo quanto preparato sono i consumatori a prendere queste decisioni. A questo punto vorrei citare un lavoro che ho fatto con la collega Anna Maria Lusati, che è qui presente con noi. Abbiamo posto una serie di domande in vari paesi, Italia compresa, e naturalmente faccio un piccolo test, non vi do il voto. È una domanda che abbiamo posto in diversi paesi riguardo al tasso di interesse. La domanda è: se hai 200 euro in un conto corrente del risparmio che paga il 10% di interessi all'anno, quanto avresti sul conto dopo 2 anni? Non ci aspettiamo che vi mettiate lì a fare i conti, semplicemente vi diciamo: avrete meno di 220 o più di 220. Allora, qual è la risposta giusta? Un volontario, più di 220, quindi se capite il concetto di interesse composto avrete capito che ci saranno gli interessi sugli interessi. Se avete una carta di credito si pagano degli interessi sugli interessi, se avete un mutuo ipotecario o acquistate un'automobile si accumulano gli interessi. Se non capite questo farete dei grossi errori finanziari. Seconda questione, l'inflazione. Immagina che il tasso di interesse sul tuo conto di risparmio sia dell'1% all'anno e il tasso di inflazione sia del 2% all'anno. Dopo un anno,
con i soldi su questo conto potresti acquistare più di oggi, come oggi, meno di oggi? Risposta? Meno di oggi. Quindi se non capite il concetto di inflazione, probabilmente non riuscirete a fare la cosa giusta in termini di risparmio, consumo, investimento. Siete molto bravi. Adesso faccio un'altra domanda. Riguarda la diversificazione del rischio. È più difficile, vi avviso. Vero o falso? Quindi, comprare azioni di una singola azienda solitamente garantisce un ritorno più sicuro rispetto all'acquisto di un fondo comune di investimento azionario. Vero o falso? Falso. Bravissimi. Bene, avete tutto il massimo dei voti. Questa è un'indagine condotta anche da Anna Maria nel 2009 con tre domande relativamente alla conoscenza degli americani, persone di tutte le età. Tasso di interesse meno di 2/3 ha indovinato negli USA, 21% ha sbagliato e queste persone hanno rifiutato di rispondere, 1%, quindi non è un bel risultato. Domanda poi sull'inflazione, stessa percentuale indovinato, simile percentuale sbagliato, però molti hanno detto non so. La terza domanda, quella sulla diversificazione del rischio, solo metà della coorte ha indovinato, mentre un terzo non aveva la più pallida idea. Quindi se parlate alla gente di risparmi per la pensione, diversificazione del portafoglio, eccetera, se non capiscono il rischio, come possono fare la scelta giusta? E poi, quanti hanno risposto giusto a tutte e tre le domande? Solamente il 30%, meno di metà ha indovinato le prime due. E questo, diciamo, è il parametro di riferimento dal quale partire. Abbiamo posto la stessa domanda in molti altri paesi. Vediamo proprio le persone più istruite, e complimenti al moderatore perché è tedesco, i tedeschi e gli olandesi la sanno lunga. Le barre in blu sono la percentuale di quelli che hanno indovinato tutte le tre domande, quelle a righe sono quelli che le hanno sbagliate tutte e tre, quindi i tedeschi e gli olandesi sono molto bravi. Mi spiace, professor Hennishek, non c'è la Finlandia, non so qual è il risultato. Comunque gli Stati Uniti, l'Italia, la Svezia, Giappone, Nuova Zelanda sono a metà, non bravissimi per quanto riguarda le risposte corrette. L'Italia purtroppo, ecco, ci sono molte persone che hanno sbagliato tutte e tre le domande. Quindi vediamo, è necessaria una istruzione finanziaria. La Russia, i poveretti, sono veramente nella pessima condizione, probabilmente per questioni storiche, mancanza di esposizione e contatti con i mercati finanziari. Ci sono delle buone notizie, visto che sono un docente. Vedete, queste sono persone che naturalmente sono andate all'università, sono quelli che ne sanno di più. E naturalmente questa è la questione dell'interesse composto. Purtroppo la conoscenza finanziaria scende con l'età, quindi i giovani ne sanno di più degli anziani, probabilmente questo anche per l'effetto coorte. Quelli che sono giovani oggi sono stati più esposti al mondo finanziario, mentre coloro che hanno 70 anni oggi forse non lo sono stati. Differenze per genere, blu maschi, rosa femmine. Come ovunque, il codice cromatico, non ci si deve sorprendere che nelle varie domande gli uomini di solito ne sanno di più rispetto alle donne. Ma è interessante notare che le donne sanno di non sapere. In altre parole, se non sanno la risposta dicono non lo so. I maschi invece dicono di sapere anche quando sbagliano. Quindi è una differenza importante. Ci siamo soffermati sulle persone che possiamo educare. Forse le donne hanno maggiori potenzialità rispetto agli uomini. La buona notizia è questa. Le persone più competenti in materia finanziaria pianificano, accumulano, investono di più.
questo è uno studio americano, però quelli che non pianificano, che non sono istruiti, diciamo, hanno un capitale che è pari un terzo rispetto a quelli che hanno competenze finanziarie. Poi c'è la questione della causalità, le persone sono più brave perché hanno i soldi o hanno i soldi perché ne sanno di più. C'è un nesso di causalità a nostro avviso. No, però non è sufficiente accumulare capitali, purtroppo. Noi dobbiamo far sì di non restare senza soldi in età anziana. Quindi abbiamo quello che chiamiamo concetto di aspettativa di vita con le cifre. Per una persona che ha 65 anni, questa persona, usando le tabelle sulla vita, sulla aspettativa di vita, c'è una differenza di 4 punti. Vediamo che questi sono i valori, gli anni residui. Di solito, quando la gente pensa di pianificare per la pensione, usa queste due cifre proprio per investire i propri soldi. Si dice: ho abbastanza soldi per vivere ancora 16 anni e mezzo. Il problema è che sono stime molto imprecise. L'aspettativa di vita è una media, il 50% delle persone vive più a lungo di questi valori. Quindi, se si vive più a lungo, quindi sopravvivendo a questa tabella, si dovrà continuare a consumare. Il 36% degli uomini vivrà almeno fino a 85 anni, circa il 20% fino a 90, e le curve di sopravvivenza per le donne sono addirittura più elevate. 31 vivrà fino a 90 e probabilmente la maggior parte delle donne in questa sala vivrà fino a 100 anni, perché siete istruiti, perché la salute è migliore rispetto alla media, e quindi continuate a investire nelle proprie capacità e nella vostra salute, non rinunciate. Altra cosa a cui pensare è questa: se c'è una coppia tradizionale, un uomo e una donna, l'uomo ha 65 anni, la donna ne ha 60, titolo d'esempio, nel 1975 se si chiedeva qual è la probabilità che almeno uno dei due della coppia sopravvivesse fino a 90, la risposta è circa un terzo. Nel 2005 due terzi, fino al 64% del 2025. Questo è importante perché il rischio di longevità, cioè di vivere molto a lungo, è un elemento molto importante nella gestione del rischio di pensionamento. L'unica equazione che vi presento, scusatemi se siete allergici alle equazioni, è questa. Dobbiamo comprendere le rendite vitalizie, quali sono i prodotti finanziari che possono proteggerci da questo rischio di longevità. Le rendite vitalizie, quelle pagate, non quelle investite, sono l'elemento fondamentale di questa discussione. Il valore attuale di una rendita vitalizia è pari al vantaggio ogni anno, al beneficio ogni anno, ogni mese, moltiplicato dalla probabilità di rimanere vivi, perché si avrà una rendita pagata solamente in vita. Quindi bisogna cercare di capire qual è il valore atteso ad oggi di questo beneficio nel futuro. Quindi si pagano le rendite fino alla morte, ovviamente servono le tabelle di mortalità e i tassi di sconto per calcolare il valore atteso, e tra l'altro la mortalità è radicalmente cambiata nel corso del tempo. Altro fattore importante è che abbiamo quello che si chiama selezione avversa. Chi acquista le rendite vitalizie è diverso da tutti gli altri. Chi le acquiste, ovviamente, se li acquista nel mercato del privato, probabilmente lo fa e vivrà più a lungo. È la cosiddetta asimmetria informativa. Questa è la distribuzione dell'età alla morte, e questa è la distribuzione di chi ha acquistato le rendite vitalizie al momento della morte. Quindi questi annuitant vivono più a lungo, probabilmente perché hanno una rendita vitalizia, ma probabilmente è perché la acquistano proprio perché sanno che vivranno più a lungo. Dormono 8 ore a notte, non fumano, mangiano yogurt e quant'altro, bevono solo un bicchiere di vino rosso al giorno e via dicendo. Quindi questo è veramente importante. Abbiamo fatto un calcolo per diversi paesi nel mondo, quelli che
chiamiamo appunto i valori monetari. Praticamente quali benefici possiamo attenderci rispetto al, piano, al denaro che paghiamo. È quello che chiamiamo EPDV, valore atteso scontato corrente. Naturalmente non ci aspettiamo che paghiamo un dollaro, ne abbiamo un dollaro indietro, ovviamente c'è tutta una serie di questioni, gli accantonamenti eccetera, però queste cifre in particolare, quelle che abbiamo visto nella tabella degli annuitant, è buona. Se si paga un dollaro ci si aspetta di avere 93 centesimi indietro utilizzando queste tabelle. In Italia ancora meglio, si paga un euro e si riceveranno 96 centesimi di euro. Questi sono quindi dei prodotti assicurativi buoni. Se dovessimo confrontarli con altri prodotti assicurativi spesso acquistati, come le assicurazioni mediche, secondo voi qual è il rapporto denaro-capitale ricevuto? Quanto pensate si possa ricevere in un anno su un euro o un dollaro? Non in Italia, non lo sapete? Non avete assicurazioni private? In Germania esistono anche degli USA e di solito 60 centesimi di dollaro, quindi è un prodotto piuttosto interessante. Quindi ci sono sì delle assicurazioni private in Italia. Io credo che vorrei invitarvi a chiedere alle hostess di darvi magari dei fogli di carta, potete scrivere le domande e me le fate avere, oppure le fate dopo a voce, quindi pensate alle domande, mi raccomando. Grazie. Bene, a questo punto credo che in Europa e negli USA, visto che le pensioni statali si riducono, ci sarà sicuramente una domanda di rendite vitalizie private, quindi ci sarà ovviamente pensionati dovranno gestire i propri soldi e in alcuni casi, per esempio come in Germania, è diventato obbligatorio che ci sia un acquisto di rendite vitalizie, quindi trasformare parte dei propri capitali in rendita vitalizia per tutelarsi contro se stessi in modo da non restare senza soldi in età anziana. Naturalmente ci sono ancora molte incertezze sullo sviluppo di questo mercato. Un'altra cosa interessante che vediamo nel mondo è che se vediamo dove gli anziani hanno i propri capitali, di solito stanno nelle abitazioni. Questo avviene praticamente in quasi tutti i paesi industrializzati e anche in molti in via di sviluppo. Gli anziani hanno magari tutto il capitale in un'unica casa, senza diversificazione, e naturalmente il mercato edilizio non va molto bene e quindi c'è una crescente domanda per un nuovo prodotto chiamato reverse mortgage, prestito vitalizio ipotecario, cioè la persona rimane residente nella propria casa, riceve un reddito mensile per la vendita di una casa in cui è ancora viva, praticamente una nuda proprietà fondamentalmente, e credo che questo sia un prodotto che ha molti potenziali in tutto il mondo. Naturalmente ci sono alcune preoccupazioni, può essere appunto che la persona che presta ha bisogno di liquidità, il prestatore deve avere liquidità, il valore di una casa è incerta, ma è necessario ovviamente manutenzione, riparare il tetto, c'è il rischio di mortalità, di tasso di interesse, comunque è un prodotto che continuerà a crescere. Il problema naturalmente è che anche se molti anziani hanno investito nella propria casa, il mercato immobiliare non si è ancora ripreso, come vediamo qua. Questa è una fotografia temporale del calo dei prezzi degli immobili negli USA. Da quanto ho visto a Trento questo non è successo. Comunque, indubbiamente, le case non sono un patrimonio sicuro.
Allora, ho parlato di rischio degli individui, delle famiglie, ma arriviamo al rischio dei fondi pensione. In tutto il mondo, in molti dei paesi dove ho lavorato, ho visto che le pensioni pubbliche e private si trovano di fronte a grosse difficoltà. In alcuni casi ci sono delle regolamentazioni su pensioni e assicurazioni per cercare di tutelare i pensionati. In alcuni casi ci sono dei finanziamenti del rischio, cioè dei risparmi messi da parte per garantire le pensioni in futuro. Poi ci sono paesi come gli Stati Uniti o l'Inghilterra che hanno creato dei fondi di garanzia per le pensioni e le assicurazioni nel caso che ci siano dei problemi. Però le pensioni sono un settore in difficoltà e qui ritorniamo all'inizio del 2008. Qui vedete che qual era la parte dei fondi pensioni investiti nel mercato azionario. Qui si usa il termine trillion, che è migliaia di miliardi, quindi avevamo 15.000 miliardi di dollari in fondi pensione negli Stati Uniti, però purtroppo gran parte di questo, più del 50%, erano investiti in azioni, e lo stesso valeva anche in moltissimi altri paesi. Anche lì c'era un fortissimo ricorso al mercato azionario, Regno Unito, Australia, la Germania era un po' più attenta. E nel momento in cui è arrivata la crisi, qui vediamo la percentuale del portafoglio in azioni e sull'asse orizzontale vediamo la redditività reale, che nel 2008 era negativa. Quindi vediamo l'Irlanda, che aveva un grosso patrimonio azionario dei fondi pensioni, con una performance molto negativa, e gli Stati Uniti sono a scarsa distanza. Questo è stato un grosso problema quindi per il sistema pensionistico, che era stato finalizzato a proteggere chi andava in pensione e si era ormai vicino al fallimento. C'è stata una perdita dei valori dei fondi pensione, i tassi di interesse sono bassi, le passività dei piani pensionistici sono esplose e anche gli sponsor stessi non hanno più soldi, sono praticamente in condizioni di insolvenza, e questo crea un enorme problema. Si parlava prima del concetto del nest egg, lo si usa per intendere il tipo di risparmi che si fanno. Alcuni ritengono che si possano organizzare dei piani di contribuzione, cioè dei conti di investimento che uno può trasferire cambiando lavoro. Sono quelli che vengono chiamati 401k in America, sono molto popolari. Il datore di lavoro decide qual è la quota di stipendio da mettere da parte e poi magari uno ne mette il 5%, bene, il datore di lavoro aggiunge un altro 5% per dare un incentivo all'investimento. Però fino a poco tempo fa il dipendente aveva la possibilità anche di decidere lui stesso quanto risparmiare, che poteva essere anche zero, c'era anche questa possibilità. Quindi il datore di lavoro metteva a punto e proponeva un programma che poi magari nessuno accettava, nessuno ci investiva. Qui era quindi l'azienda a decidere il tipo di investimenti, ma stava poi al lavoratore scegliere il tipo di investimento che voleva. E ritorniamo ai dati di ignoranza finanziaria di cui parlavo prima. Se io vi dessi 17 fondi diversi di cui non avete un'idea, non avete un'idea di cosa sia la diversificazione del rischio, cosa fate? Questo è un problema. Questi piani non sono garantiti, nel senso che si investe in azioni, se le azioni scendono, scende anche il proprio risparmio fondamentalmente. Ora, se tutti agissero in modo razionale, sicuramente qui dentro siamo tutti razionali, tenderebbe sempre a equilibrare il reddito da un lato e il rischio dall'altro, fare una scelta indipendente, non andando dietro a quello che dice il vicino. Uno tende sempre a diversificare i propri investimenti, almeno in 30 azioni diverse, stando molto attento anche ai costi di ciascuno di questi. Però
Questo è quello che si fa razionalmente, quello che si fa nella realtà è diverso. Si è visto ormai che c'è una grande inerzia, cioè la gente tende a scegliere un tipo di portafoglio di investimento e su quello rimane per 40 anni, se ne dimentica. Ci sono anche spesso troppe possibilità che uno ha di fronte. Allora dice, cosa faccio? Boh, scelgo le prime tre e fine. Se in realtà ci fosse una distinzione tra tre diversi livelli di rischio, ci sarebbe una maggior possibilità di scelta oculata. Invece si segue il branco un po'. Quindi in alcuni casi si può addirittura utilizzare, fare una cosa che è un grave errore, cioè comprare solo azioni della propria azienda. Allora che si fa? Inizialmente un terzo della gente investiva in questo modo. Il nuovo modello invece è diverso, ciascuno è incluso nel piano a meno che non decida di fare altrimenti. Abbiamo visto che il 90% ha partecipato e nessuno ha deciso di uscire, sapevano di poterlo fare, però era una cosa ovviamente complicata, era difficile decidere come muoversi. Molti però continuano a lasciare la situazione così com'è. Forse al momento, vedendo come va il mercato azionario, non è neanche una cattiva idea, però insomma di solito la gente ha poca attenzione a questa cosa. Questo è un modello che è stato adottato in molti paesi, si parla di target maturity date, quindi supponiamo che un giovane dica io voglio andare in pensione attorno al 2050, allora adesso entro in un fondo 2050 che ha più azioni e pochi titoli a reddito fisso, man mano che mi avvicino al 2050 chi dirige il fondo modifica questo equilibrio, modifica il portafoglio in maniera automatica, quindi man mano che mi avvicino all'età della pensione avrò un investimento meno rischioso, più conservativo, quindi non rischio di perdere tutto poco prima di arrivare alla pensione. Questo lo si fa in vari paesi, in Svezia, anche in parecchi altri paesi. Spesso la gente dice, vabbè, le garanzie sugli investimenti, spesso si pensa che le garanzie siano gratuite, ma è sbagliato, non è così. Una possibilità può essere la cosiddetta garanzia del capitale, cioè se uno investe in un fondo può avere la certezza di riavere un domani almeno quello che ha investito? Questa è la garanzia del capitale. In molti casi non è un dato di fatto in un piano pensione. In Giappone, per esempio, questo invece è un dato che deve essere sempre offerto. In alcuni paesi hanno una garanzia della minima redditività o addirittura un beneficio minimo, un minimo utile. Questi sono piani quindi con garanzie a contribuzione definita. Quindi le garanzie però non sono gratuite, come dicevo, anzi possono essere costosissime. Ho esaminato per esempio il costo legato a una garanzia del capitale, quindi la certezza di riavere il capitale un domani, almeno il capitale, in un portafoglio metà di titoli reddito fisso e metà di azioni per 40 anni, e qui praticamente non costa nulla in 40 anni avere una garanzia del capitale. Quello che invece costa è una garanzia di redditività obbligazionaria. Se uno vuole avere la certezza che ci sia una redditività delle obbligazioni pur investendo il 20% in azioni, questo ha un costo che attorno al 16-20% di ciascun contributo versato ogni anno per avere questa garanzia. Questo dimostra che le garanzie, quindi, come dicevo, non sono una cosa da poco, hanno un loro costo. E arriviamo però alla gestione del rischio di pensionamento a livello politico. Qui ci sono dei rischi di shock del mercato, i rischi di inflazione, e dal punto di vista della pensione c'è il rischio politico, cioè come fa uno oggi come oggi a sapere quale sarà l'imposta sui redditi un domani,
Come si fa a sapere oggi quale sarà il costo della sanità un domani? Non lo si può sapere. Questa incertezza politica è un altro delle componenti del rischio del pensionamento. Idealmente uno dovrebbe avere un bravo governo con politiche fiscali e monetarie stabili, però c'è un'altra possibilità che è quella del finanziamento del rischio, in cui c'è una sorta di patto generazionale per la divisione nei costi nel tempo. Questo purtroppo, bene o male che sia, è quello che sta succedendo adesso con i deficit di bilancio. Ma arriviamo al discorso di un sistema nazionale per la terza età. Quasi tutti i paesi ne hanno e si cerca sempre di equilibrare, bilanciare due aspetti. Quello assicurativo, in cui se uno paga di più prende di più, l'assicurazione funziona così, oppure invece dall'altro lato l'aspetto redistributivo, solidale, in cui i poveri prendono di più perché hanno bisogno di più. E queste sono due tensioni che esistono in qualsiasi sistema pensionistico, in qualsiasi momento, a volte domina uno, a volte domina l'altro. In un sistema come quello che abbiamo in gran parte dei nostri paesi, tutto questo funziona fino a quando si è in un clima di crescita economica, quindi in un sistema a ripartizione, supponiamo che si parta dalla generazione zero. La generazione zero non paga niente, non paga tasse, però ha un rendimento che è fornito da chi lavora adesso, quindi i lavoratori attuali, quando saranno in pensione, avranno qualcosa dato dalla prossima generazione. La prossima generazione è pronta a fare questo perché a sua volta sa che in futuro prenderà ancora di più dalla generazione successiva. Questa specie di patto intergenerazionale, se vogliamo, funziona finché si è in un clima di crescita, finché c'è sempre più lavoro, maggiore produttività, allora sono tutti contenti. Però siamo in un mondo adesso completamente diverso, la base fiscale ha cominciato a ridursi anche per via del calo della fertilità. In Giappone c'è un invecchiamento rapidissimo e l'economia non è cresciuta. In questo caso la prima generazione è contenta, la seconda abbastanza, però poi quando si arriva alle generazioni successive il problema diventa sempre più grosso rispetto alle aspettative che avevano, e questa è la situazione in cui ci si trova adesso. In altri termini, il ritorno interno, la redditività dei contributi all'inizio del sistema era praticamente infinito. La prima generazione pagava poco e prendeva molto, ma andando avanti il discorso cambia e bisogna addirittura ingrandirlo col microscopio adesso per vedere a che livello sia. In media si è al 2%, quindi se la redditività è così scarsa, perché investire? In altri termini, perché continuare a usare questo sistema, visto che poi è sempre meno redditizio nel tempo? Il problema è che effettivamente abbiamo un obbligo nei confronti di chi va in pensione adesso. Gran parte di quello che paghiamo adesso serve per pagare la pensione alle generazioni passate, che erano quelle che avevano una redditività maggiore, però non ci sono più soldi da investire, a meno che non si smetta di pagare le pensioni adesso, cosa che non sarebbe accettabile anche politicamente. E quindi ci vuole una sorta di sistema di transizione per passare dal sistema precedente a un sistema nuovo. Ovviamente sappiamo che i costi per le pensioni stanno esplodendo, qui vediamo la spesa nelle pensioni in percentuale al PIL, gli Stati Uniti è attorno al 6%, Regno Unito, Spagna sale, la Germania aumenta, poi la Grecia e l'Italia. In Italia siamo attorno al 15%. Questo costo sempre crescente delle pensioni c'era già prima che la popolazione invecchiasse. Questo perché i benefici, la pensione era abbastanza elevata rispetto al reddito medio. Questa è l'Europa occidentale e questa linea rappresenta il 50%, che è una sorta non gold standard ma è un sistema di confronto. Negli Stati Uniti si è attorno a un 40% di pensione rispetto al salario medio.
in base alle riforme recenti, a quanto ho sentito, si è ridotto anche qui attorno a un 55%, qualcosa del genere. Quindi comunque elevato, perché l'Italia comunque si colloca al di sopra di quello che avviene in altri paesi. Poi i paesi dell'est, anche in Asia ci sono pensioni abbastanza elevate, quindi siamo un po' tutti nella stessa barca. Ovviamente l'età di pensionamento deve aumentare, è impossibile finanziare queste pensioni quando c'è sempre meno lavoro. Questo è avvenuto in alcuni casi, l'Italia ha già aumentato l'età delle pensioni in parte. Purtroppo la Francia ha avuto un momento molto difficile cercando di aumentare l'età della pensione, c'è stato un tentativo e so che Hollande attualmente ha fatto un passo indietro. C'è stata un'enorme serie di proteste, a Barcellona è successo 2 anni fa, la risposta al tentativo di Zapatero di aumentare l'età della pensione da 65 a 67 anni ha creato una gran confusione. Poi c'è la Francia, dove si voleva fermarsi a 60 anni, volevano ritornare a un pensionamento a 60 anni. Persino i bambini sono preoccupati delle pensioni oggi, sono preoccupati tutti, giovani e vecchi. Questa dice: sono 84 anni e sono infuriata. In Inghilterra i poliziotti dicono che gli hanno strappato di dosso la pensione. In America gli anziani hanno occupato Chicago per lo stesso motivo, dicendo: non toccateci le pensioni, non cambiate nulla. Nel frattempo cosa ci dicono gli organismi internazionali? Si insiste che bisogna continuare a fare delle riforme significative. E quindi arriviamo al punto fondamentale della discussione. Cosa si può fare dal punto di vista della gestione del rischio di pensionamento a livello mondiale? Non parlo della Germania dell'Italia o della Grecia, invecchiamo tutti. Questo è un punto fondamentale. 20 anni fa il guru della finanza diceva: basta diversificare il portafoglio e si è a posto. Quindi c'erano paesi con diversi andamenti economici, quelli più ricchi, quelli meno ricchi, ma non è più così, stiamo tutti invecchiando, e su questo è un dato di fatto, non c'è nulla da fare. La gestione globale del rischio fa riferimento ovviamente a invecchiamento, epidemie, crisi finanziarie globali, eccetera. C'è poco da fare su queste cose, come dico, siamo tutti nella stessa barca. L'unico modo in realtà per distribuire il rischio globale è attraverso il tempo, però l'unico modo per poter far questo è con il sistema che, come abbiamo visto, ci ha creato i problemi che abbiamo. Quindi non c'è una soluzione davvero. Cambia la demografia, come lo sappiamo, qui vediamo le persone ultra 65 anni rispetto a quelli al di sotto dei 65, vediamo Europa occidentale, Europa dell'est, persino Asia, anche in Cina con la politica di avere un figlio solo c'è un invecchiamento rapido, più rapido di quanto non si arricchisca. Qui vediamo la longevità, l'aspettativa di vita cresce, la fertilità scende. Ci sono delle differenze a seconda del grado di sviluppo del paese, ma più o meno si va tutti nella stessa direzione. Le riviste mediche adesso dicono che chi nasce adesso arriverà almeno a 110 anni, addirittura nel Regno Unito si parla di 125 come limite massimo per calcolare l'aspettativa di vita e le pensioni. Ancora un paio di diapo che danno un po' un quadro. Questa è la popolazione degli ultra 65 anni nel 2000 e vediamo che parecchi paesi, i paesi bianchi, scusa, in bianco, avevano un valore al di sotto del 7,5%, e adesso l'Europa è al primo posto. Siamo i più bravi ad invecchiare in qualche modo, ma nessun paese ha questo dato che sarebbe superiore al 30%, questo a quadrettini bianchi e blu. Quindi i demografi hanno detto: quale sarà la situazione nel 2050? Sarà molto diversa da quella attuale. Questa è la parte del mondo che avrà almeno un 30% di ultra 65 anni.
Come vedete, anche geograficamente non c'è una grossa diversificazione, con l'eccezione magari dell'Africa, ecco, questo sì, perché lì ci sono tutta una serie di altri problemi. E quindi, cosa possiamo dire? Spero di non avervi depressi, forse gli economisti sono sempre deprimenti, ascoltare George Soros deprimeva ancora di più. Quali sono le possibilità che abbiamo? Secondo me bisogna reinventare la pensione, davvero. Alla fine del secolo precedente la gente non andava in pensione, poi cent'anni dopo, al tempo, l'aspettativa di vita era di 40 anni, incredibilmente, la gente lavorava nei campi se poteva o altrimenti lavorava in casa, però comunque lavorava fino a che non arrivava la tomba. Poi c'è stato il fenomeno della pensione negli anni 70, delle pensioni baby, insomma, e il sistema va reinventato. È chiaro che bisogna investire di più nelle conoscenze finanziarie, creare capitale umano, uno dei temi di questa conferenza, costruire famiglie, comunità. Dobbiamo risparmiare di più, investire con più intelligenza, diversificare meglio, assicurarsi contro il rischio di vivere più a lungo di quanto pianificato, lavorare di più, rendere il valore della casa anche più liquido e ristrutturare le pensioni. Vi lascio per non deprimervi con questa vignetta, questo è un consulente finanziario che parla a due clienti anziani e dice ho dovuto modificare leggermente i dati e quindi andrete in pensione nel 2065 e questo è il futuro che abbiamo davanti. Quindi grazie a tutti, volevo citare per finire questi due testi. Questo è il nuovo libro sulla conoscenza finanziaria che si chiama Overcoming the Savings Slump, e questo è il sito web cui vi invito a visitare e ringrazio Anna Maria per averlo poi lanciato con grande successo. Io mi fermo qui e sono a disposizione per eventuali domande. Grazie. Thank you, Professor Mitchell. Grazie professoressa Mitchell. Per organizzare il dibattito e darvi il tempo di prepararvi, potrei fare un paio di domande. Nell'ultimo grafico non sono stati inclusi i politici, o una riforma del sistema politico, e i politici cercano di fare dei tagli, certo non per il 2050 ma per l'anno prossimo. E quindi io, essendo un baby boomer, direi razionalmente che nel mio paese servirebbe un fondo di riserva per fornire capitali quando i baby boomer avranno bisogno di una pensione. Però i politici pensano che sia meglio pagare di più ora, quindi versare di più, così magari si ottengono anche più voti. Oppure, ancora più complesso, si potrebbe dire che le cose dipendono anche dal fisco. Se lo Stato spende poco, le tasse sono basse, però se i politici dicono adesso spendo e poi impongo le tasse più tardi, allora coloro che lavorano adesso magari avranno delle pensioni più basse e dovranno anche pagare dei debiti. Quindi a questo punto mi chiedo come possiamo comprendere anche i politici in tutto questo quadretto e soprattutto quali sono le domande che giornalisti, economisti, persone di cultura, consumatori dovrebbero porre a questi politici, magari scrivendoli su degli striscioni durante una manifestazione dicendo loro ci state prendendo in giro. Forse la gente non è abbastanza competente da capire le cose e pensare a un orizzonte del 2050. Ecco, sapete, quando si cerca di modificare la testa di un politico, giustamente i politici si concentrano sul breve termine perché vogliono essere rieletti
quindi promettono molto e non impongono tasse o imposte. Con le pensioni le cose sono molto complesse, i calcoli, l'aspetto finanziario sono complessi, ma le persone che hanno il compito di rappresentarci possono essere obbligate a rendere tutto più trasparente. Per esempio, se non so, la città di Filadelfia dove abito ha un fondo pensione finanziato al 34% dello Stato, non è molto bene e si prevedono grossi aumenti nel futuro. Tuttavia la città è in fase anche di recessione, quindi non raccoglie abbastanza imposte da girare al fondo pensione. Quindi invece di girare i fondi per garantire le pensioni dei pompieri, degli insegnanti, della polizia, eccetera, il sindaco che è venuto presso la mia scuola e mi è piaciuto molto, mi ha detto: costa troppo finanziare le pensioni, e quindi invece di ammortizzare, diciamo, o riempire il debito da 20 anni in poi, regola attuale, lo prolunga a 40 anni. Quindi abbiamo un periodo doppio per rispondere al debito. Quindi il consumatore però oggi consuma servizi di polizia, di pompieri, raccolta rifiuti, scuole, eccetera. Quindi passa il conto ai figli degli immigrati. Quindi la definizione del prezzo è completamente sbagliata. Ritengo che sia possibile fare di meglio se obblighiamo i politici a parlare delle conseguenze in termini di costi nel lungo termine di quel che fa oggi. Oppure, se ci rendiamo conto che le pensioni sono sottofinanziate, questo potrebbe avere un impatto sul valore degli immobili. È stato dimostrato da alcune ricerche che ci sono regioni o città in cui le pensioni sono sottofinanziate. Ecco, questo va a capitalizzarsi nel valore del terreno, perché si sa che prima o poi le imposte dovranno aumentare proprio per trovare soldi, e quindi non ci si sfugge praticamente. La questione è lì, semplicemente ancora sottaciuta e nascosta. Un'altra domanda: in questo caso sarebbe semplicistico dire, naturalmente, agire come fanno gli europei col deficit. I paesi europei adesso hanno posto la regola del deficit zero nella Costituzione. Magari auspicate di inserire qualcosa di diverso in una Costituzione, pensando a lungo termine. Io credo che dobbiamo chiederci cosa sta nelle Costituzioni. Sono sempre le persone intelligenti che riescono a superare o scavalcare le regole con diversi prodotti finanziari o con certi meccanismi. Sinceramente devo dire che lo schema di contributi definiti DC, dove il datore di lavoro ha la responsabilità di contribuire agli investimenti e ai pagamenti, è molto più probabile che questo attiri l'attenzione delle persone per far capire loro che sono essi responsabili di se stessi, ed è inevitabile che un sistema gestito dallo Stato naturalmente subirà gli effetti delle tensioni politiche, sarà gestito malamente. Ci sono esempi, per esempio, che può citarci di catastrofe o di sistema innovativo in cui stati o città hanno adottato particolari regimi. Ci sono tante catastrofi, l'Argentina per esempio, naturalmente sono saltati tutti i fondi pensione, non è un buon modello. Un buon modello è credo quello australiano. In Australia esiste un regime pensionistico obbligatorio nazionale, bisogna investire il 9% del proprio salario ogni anno, si può scegliere dove investire, c'è un'ampia scelta ovviamente, e se si passa da un lavoro a un altro i soldi sono sempre vostri, non li perdete, quindi la pensione non ritarda la mobilità, anzi la rende possibile, come dovrebbe essere. Ci sono domande?
in America dallo stipendio,